Ciao a tutti, siamo dal vivo di nuovo, questa volta solo su YouTube, perché il computer ha detto che non vuole funzionare. Stiamo lavorando adesso con il nostro iPhone. Va bene, questo è quanto. Allora, eravamo arrivati a questa qui, che è la CPU. Fatto il rebolling, adesso bisogna fare il resto per far funzionare questo iPhone X. Sembrerebbe che nemmeno col telefono va, vedo bloccato. Boh. Dovrebbe andare, ma in attesa, mi dice qui, anche l'iPhone sembrerebbe che non trasmette. Siamo messi bene, Marco. Oggi ci funziona tutto. Come era? Web merda, no? Eh? Web merda, come che dici? Porca miseria, guarda che è una cosa incredibile. Ehi, amico, stai trasmettendo o stai facendo finta? I know, I don't know. Che computer. Che favoloso computer che ho qua. Allora, questo aspetta, quest'altro gioca. Dunque, vabbè, io vado avanti. Purtroppo non si può fare diversamente. Non si può. Metti Io su YouTube non lo tengo, come lo iPhone Assist per cercarmi. trovo? Speriamo sì. Ci dovrebbe stare la diretta. Certo, non so se sta. Io mi vedo. Non so se c'è l'audio e tutto il resto. Dal vivo mi sa. Dice dal vivo, no? C'è Non dice dal sì, morto, perdona, no? dimmi che si Ah, c'è la pubblicità, vabbè, quella è normale. Si sente l'audio? Hai abbassato il volume? Si sente, vero? Allora, a posto. Dunque, abbiamo fatto la CPU ed è venuta molto bene. E la scheda ce l'abbiamo qui, quella per fare lo swap. Ora dobbiamo prendere la NAND dalla scheda originale, perché questa è la CPU della scheda che stiamo riparando. Adesso prendiamo anche la NAND e poi trasferiamo su questa scheda. Questa scheda funziona, abbiamo già fatto il giorno 1 o 2 giorni fa, abbiamo cambiato proprio la NAND e la CPU. Adesso ci metteremo questa CPU e questa NAND di quest'altro telefono per farlo ritornare vivo, perché è un po' morto. Non è proprio vivo, eh. Ok, ragazzi? Se qualcuno non ha capito, passa da Marco che spiega. Lui spiega bene, io. Marco, tu spieghi bene, Capitato male no? Sono capitato male, io pensavo che tu spiegavi. Non spieghi! De nada! Dicono così da parte vostra, no? De nada! Allora, prendo la niente. Abbiamo già staccato una parte importante a questa scheda, la CPU, e staccare la NAND adesso che vuoi che sia, no? Allora, intanto mettiamo da parte la CPU che ci serve come il pane e anche la scheda sostitutiva. Questa è la scheda madre del nostro client. Chi ci sta guardando? Mi è comparso un nome. Io non sento l'audio dal mio telefono, eh. Pensa un po' quanto funziona bene pure questo. Aspetta, forse perché mi dice qui che. Dunque, i suoni multimediali verranno comunque riprodotti, ho capito. C'è Venerando Buonaccorso che ci dice buongiorno. Quindi qualcuno ci vede, a parte te. Dunque, allora mi serve un supporto. Eccolo qua. Vado a togliere la NAND. Oh, Claudio Forgione, ciao. The NAND detach. The NAND desolder. Qui con me Marco sta facendo un lavorone pure lui, eh. Un lavoro da grande tecnico. Così dicono. Sta rimuovendo la che ha rimosso la La CPU, CPU. vero? Caspita, oggi è giornata di CPU. Beh, tutti hanno perso i dati? Che miseria, nessuno che se li conserva, eh?
Allora, mi serve. Com'è? Nessuno che utilizza il Claudio. Claudio no, non lo usano, usano Filippo. Allora, questa qui è la NAND della nostra cliente. Gli ho detto oggi che stasera gli facevo sapere se tutto va a buon fine, tra poco funziona. Tra poco, il tempo che ci vuole, ma non esageriamo perché non sono mica Nembo Kid, che ne so, Batman, Robin, tra un po' ci vuole il caffè perché io non me lo sono preso. Io ho cominciato a lavorare già da parecchio, quando è arrivato Marco pensavo che stavo dormendo, lui pensava che dormivo. Che cosa hai fatto, manco tu? Manco io mi sono preso il caffè, quindi... Appunto, no? Siamo in due. Ci vuole mo un caffè tra un po'. Mo tra un po' suona, perché ho programmato il telefono di suonarmi quando è l'ora del caffè. Beh, siamo attrezzati, no? Almeno su questo. Possiamo lavorare. Che dici? Almeno. Almeno tu nell'universo... Ah, mo te sei imparato pure quello, bravo. E per pulire... Pulisci. Allora, questa qui, signori, è la NAND che dovremo togliere. Non so se avete capito, ma io mi sono capito. Madonna, sto computer. Ragazzi, non potete capire il computer che ho adesso io. Sembra quando fanno quei film a rallenti. Ci mette 3 ore per aprire una cosa, un'altra 3 ore per aprire un'altra... Forse per Natale ha aperto tutto. Noi ce ne strafreghiamo e usiamo l'iPhone. Allora, questa NAND sembrerebbe essere... Che cos'è? Allora, dalla sigla, una 64 GB. Dici perché? Perché c'è scritto, questa è una Toshiba, o anche Toshiba, e qui hanno scritto i signori della Toshiba, H230... FG8 ND6MDS. Quello che conta è G8. G8 sta per 64 GB. Se era G7 stava per 32, se era G9 stava per 128, se era G0 stava per 256. Basta, poi non esageriamo che... Aspetta, ho sbagliato. 8,64, 9,128, sì, 0,256, sì. Ok? Chi offre di più? Aggiudicate a voi. Bene, allora andiamo a rimuovere la resina. Perché prima di rimuovere la NAND dobbiamo rimuovere la resina che sta attorno, che ci impedisce di staccarla subito. Utilizzeremo questa qui, che è molto utile. È un po' di aria calda, aria fritta. Aria fritta per i nostri, dimmi. Che ti serve? No, niente, stavo guardando. Ah, pensavo che volevi... No, perché non si vede là. Non si vede lì? Tolgo la resina attorno alla NAND. L'operazione è molto semplice, basta pulire. Oh, questo telefono dovrebbe tornare funzionante con tutti i dati del cliente. Lo vedremo tra poco, appena avremo ribollato la NAND e preparato l'altra scheda madre. Beh, non ci metteremo troppo su. Ho il computer fuori uso, sta facendo quello che gli pare e piace. Ma dico io, ma come si fa a lavorare così? Siamo passati dalla padella alla brace, eh? Ho provato a cambiare computer, era meglio che compravo un computer nuovo. Se qualcuno me lo vuole regalare un computer nuovo, non mi fate problemi, eh? Io non rifiuterò, i regali non si rifiutano mai, dice un proverbio, no? Giusto? Alessandro ha detto che voleva regalare, ma poi... Poi ancora più giù. Si è comprato lui per un bel computer, eh? Vabbè, ma poi Alessandro, poraccio, pure lui c'ha pochi soldi, c'ha tanti problemi, tante tasse come me. Quale tasse? Tu volevi aprire la partita IVA, giusto? Cazzi tuoi.
Non so se hai capito l'espressione. Se vuoi te la ripeto, eh. Il primo anno ti va bene, forse anche il secondo. Poi ti tassano di tasse, ci avrai il cosiddetto socio occulto, che senza lavorare si piglia i soldi tuoi. Non so se tu hai capito di chi sto parlando. Lo Stato italiano. Si prende più o meno il 50% dei tuoi guadagni. Tu lavori e loro guadagnano, capito? Chi? Il melone deve essere fresco, se no non è buono. Ah, la Meloni? Che ne so, ma voglio dire a lei, io non la conosco. Io non la conosco. Ha scritto un libro comunque. Lei? Sì. Perché vuole essere conosciuta. Dove ha detto chi è, chi non è, quale debolezze c'ha. Non lo sai? L'ho visto 8 giorni che stava, era intervistata e ha detto che ha scritto un libro. Allora, adesso andiamo a rimuovere la NAND. Entreremo da qui, ragazzi, eh. Mi piace questo lato qua, mo che volete, mo. Ma poi se vi piace un altro lato, lo fate voi, eh. A me piace questo lato qui perché mi sembra adatto per entrare, ok? Mo, non fate battute, perché qua... Tutti che fate le battute, io che poraccio non c'entro niente, giusto? Allora, io lavoro onestamente, non andate a finire il mio, eccolo qua. Questo qui, sottile, sottile, lo useremo per staccare la NAND, gli do una pulitina. Ok ragazzi, siamo quasi pronti. Scanso questo che sta davanti ai cosimini. Entreremo da qui, eh. Se qualcuno non è d'accordo di entrare da qui, entra da dove gli pare lui. Io entro da qui, ok? Bene. Allora, andiamo a mettere il nostro, ecco qui, nostra saldatrice alla temperatura giusta, al momento giusto. Start. Andiamo a togliere the NAND. Stiamo scaldando, una scaldatina ci vuole sempre. Beh, quando fa caldo di meno, eh. Oggi fa caldo, almeno qui a Roma. In Bolivia fa caldo? Stanno morendo già di caldo? Ah, di freddo sto periodo? Ah, non sapevo. Ok, untiamo, toc toc, siamo entrati, piano, senza fretta, entra, dai che sei nostra, all right, staccata con egregia di, come si può dire, benissimo. Allora, vieti di qua, ai 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 ai, quanto cuoce, che c'è, che hai rotto? Che è questo nuovo? Cosa hai rotto? Non devi rompere. Oggi devi fare tutto bene e deve funzionare. Aspetta, ma quando è che ti do quello funzionante? Ci sta a mettere troppo, oggi dovevi già finire. Guarda che ti licenzio, eh. Non è una cosa l'altra. No, non ti chiamare per nome, su. Allora, la scheda, come vedete, del nostro cliente, l'abbiamo tolto la CPU and the NAND. Tra un po' faremo la Pulse Construence, metteremo questa NAND e la CPU sulla scheda giusta. Chi ha visto dove ho messo la CPU? Ah sì, sta lì. E io ogni tanto non mi ricordo dove metto le cose, ma stanno qui, non sono scappate. Allora, questo lo mettiamo da parte. Se qualcuno ci sta chiamando su WhatsApp, eccetera, sappia che non funziona, perché il computer è offline, è andato a farsi la spesa, non so se mi spiego. Ha detto che non vuole funzionare. Io mo che posso fare se non funziona? Più che dirgli di andarsene a fa'.
Che è? Che è successo? Sei tu con sto qua? Sì. Che hai fatto? Hai rotto qualcosa? No, non mi è venuto. Ah. Mi metti paura tu, queste cose di film dell'horror. Allora, puliamo la NAND. Va bene, sono d'accordo con voi. Prendiamo un attimo un preheater. Questo. Lo mettiamo qui. Ci aggiungiamo un po' di whisky and soda and rock and roll. All right. Santa pazienza. Pazienza santa. Sento l'eco. Sento la mia voce lì. Allora, siamo quasi pronti, eh? Non scalpitate. Ho visto mai una cosa del genere? Che è quel buco? Che hai combinato? No, non è un buco, soltanto che si sono... Ci ha buttato lo stagno, no? È stagno quello. E toglielo su. E come ha fatto ad andarci? Come ha fatto? Ma questo è il rebowling? Sì. Ah, un schifezza. No, di più. Ah. Io pensavo che ti c'era cascato, che ce l'ha buttato te. Però sei bravo, eh. Sembra una cosa. Oh, ma il rebowling lo sapevi fare bene, molte mi sei cascato sul più bello. Eri un provetto rebollaro. Che ti ha fatto male il pasto? Che ha mangiato? Io mi sono sparato le tagliatelle. No, gli spaghetti alla chitarra con un bel po' di ragù. Poi per fare una variazione alla Mignanelli ci ho messo 3 kg di peperoncino. Stavo ancora facendo con la bocca. Perché era veramente caldo. Ok ragazzi, siamo quasi pronti, eh? Andiamo a pulire questa NAND. La NAND, pensaci tu. Ok, è venuta, devo dire, non perché l'ho fatta io, ma è venuta bene. Se l'aveva fatta Marco veniva ancora meglio, eh? Ah. Giusto Marco? Che è questo? Ah, Maron, non ti devi buttare giù. In un successo deve servirti per diventare ancora migliore. Lo sai, no? Non per buttarti giù. Ma sono arrivato a fare una cosa del genere. Io non c'ero, però ho visto il risultato. Visto il risultato, mi immagino. Non capivo cos'era quella sbavata, ma poi me l'hai spiegato tu. Oh, 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 oh. No. Davvero? Ok, abbiamo ripulito le piazzole. Adesso passiamo un po' di dentifricio. Ah no, lo spazzolino solo, vabbè. Spazzolino. Caro Gesù, da quando è che non mi vedevi più da te? Ok, la NAND è pronta per essere ribollata alla Marco. Faremo un po' di schizzi da tutte le parti, così no poi si sente solo lui, che solo io lo faccio. Va bene Marco? Tanto io continuo così. La sbaglierò pure io, su dai. Per solidarietà. Marco? Su YouTube. Mi vedono? Lo seguono su YouTube a me. Ah, mi seguono? Ma a te ti seguiranno perché sei bravo, eh. Sei giovane, quando è che facevi 40 anni? Tra quanto tempo? 7 giorni. 7 giorni! Ah, hai capito. Quindi quando io sarò morto, più o meno, tu sarai un grande. Perché c'hai una bella mano. Mo, hai fatto sbagli perché ti emozioni. Basta con questa emozione, su. C'è un'emozione che corre in me. Na 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 na. Ok, this is the end of Notra cliente. Io adesso direi di leggerla, visto che ci siamo e sappiamo leggere e scrivere, perché non la leggiamo?
Vabbè, tanto questa funzionava, eh. Era la scheda madre che non funzionava. Qui c'è una chiazzola di stagno un po'. Ecco, ok. Mo mi piaci. Così mi piaci. Che ci posso fare? Mi piaci. Ok ragazzi, siamo quasi pronti a ribollare Disneyland iPhone X. Allora, prendiamo un po' di carta, me ce l'ho sempre pronta un po' di carta, perché, che ne so, mi viene soffiare il naso, no? La mettiamo sopra questa nostra NAND e andiamo a fare un bel reballing. Dove sta? Allora, questa qui is NAND, si chiama U2006, boh, più o meno. Più o meno, pa 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 parapam. Cerco un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi. Eccoci, siamo quasi pronti, eh? Ci mettiamo un goccetto di stagno. Un goccetto, eh? Non esageriamo che poi si imbriaca questa scheda, eh? Ok, mi sembra che possa bastare. Ciao. 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 Oh, e questo mo che sta a fa qua? Mannaggia lo stagno. Dunque, una pulitina e adesso siamo pronti per far nascere le nuove balls to play. Allora, mettiamo un fermo col tweezer, ok? E andiamo col saldatore. No, questa temperatura è troppo alta, non va bene. Un attimo che impostiamo quella giusta. Oh, oh, ok, questa is very good. This is very good temperature for reballing NANDs. Dai, 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 andiamo che c'ho da fare. Che ti sei perso? Stavo andando a dire. Ah. Danzare qua. Ti ho detto che ci stanno. Hanno ammazzato guarda. L'hai ammazzato adesso una? No, ammazzato loro. C'è vuoi il spray? No. Lo spray lo usa Maria, non la pungina con lo spray. Ce l'ho, eh. Lei si mette tutto lo spray perché quando va là fuori, se no la fanno pure lei secca. La prima cosa che ha fatto si è messo lo spray. Davvero, eh? Allora. Questa è pronta, eh? Giusto ma una palletta l'ho toccata col tweezer, la sto rifacendo. Allora, adesso dobbiamo spiantare NAND e CPU dalla scheda donatrice, che funziona, due giorni fa l'ho fatta, eh. Quasi quasi mi dispiace doverla far morire, però sai, è come quando uno dona gli organi, no? Uno non è che vuole morire, però se serve a dare la vita a un altro, no? Uno giustamente. Tu l'hai visto Sette Anime? Il film Sette Anime l'hai visto? Ah, ti ha fatto piangere? Ah, quindi l'hai visto quello con Will Smith? Bello, vero? Ha donato gli organi, no? Però perché è combinato guaio. Beh, si sentiva responsabile. Ha ammazzato la moglie. Di per sé. Per una distrazione, no? E vabbè, succede. Certi l'ammazzano per altri motivi. E non fanno nulla. Lui l'ha ammazzata per distrazione. Allora, va bene. La NAND è pronta. Is ready to use. Che belle pallette. Qui ce n'è una che non c'entra niente, la togliamo. Ehi tu, fanculo, bravo. Ogni tanto un fanculo ci vuole, eh. E salutare, quindi non ci fate caso, eh.
Ho detto ciao, non ho detto proprio fanculo su. Allora, gli diamo una sparaflesciata. Sì, lei quel film là dove sparaflesciavano tutti. Ghostbuster. Ok, land is ready. Andiamo a preparare la scheda madre donatrice di organi. Allora, la scheda madre donatrice è questa. Dove sta? Oh, dove si è nascosta? Ehi, amica. Ah, eccola, l'avevo persa. Questa è la scheda donatrice. Funziona. Voi magari non mi credete che funziona, allora ve lo faccio vedere, perché lo so che mi credete sulla parola, però se lo vedete mi credete ancora meglio, no? Vi faccio vedere. Prendo questo, che si chiama accoppiatore. Sarebbe a dire uomini e donne, no? Quella trasmissione dove fanno accoppiare la gente. Non era così? Boh. Allora, prendiamo la parte di sotto di una iPhone XS. Alright? Prendiamo un display, questo iPhone XS. Ci mettiamo il flex del touch. Se ci riesco, perché qua la situazione hanno messo sto coso in questo punto così scomodo che sarebbe da mandare al patibolo questi della Apple. Ok, a questo punto andiamo a chiudere. No, aspetta, forse manca qualcosa, manca questa. Siete distratti? Questa è la scheda donatrice, quella che dovremo far morire. Allora, vediamo, eh. Ok, adesso abbiamo collegato tutto. Colleghiamo l'alimentazione. Se funziona, vedremo the mela, the apple, mela, mela, mela. Apple. Allora, abbiamo collegato l'alimentatore da banco. Vediamo se compare la mela. Siamo pronti ad accendere. 3, 2, un po' più su. 3, 2, 1, go. Via. C'è la mela? È in arrivo. Oh, mela? Si è spenta. Riproviamo. Forse non ho premuto abbastanza. Accenditi. Oh, perché non c'è la mela? Non ho collegato bene il display? Non c'è la mela, però è partito. Scusate. Qua sono le cose strane della vita, eh. Ma la vita poi cos'è? Oh, non famo scherzi, su. Mi fare brutta figura davanti ai ragazzi qua. Ho ricollegato lo schermo, eh. Allora, visualizza sta cacchio di mela, su. Vai, 3. 2, 1, go! Oh, e la mela? Ma che ti sei spaventato? Mela? Me la dai? Non me la dai. C'è qualcosa che non va, eh? Dimmi. Sì, può essere. Ma li mortettua. Che c'hai? Un po' di pariambrite acuta? Aspetta, vediamo se abbiamo collegato bene, eh. Questo è pulito. Boh. Ha funzionato sempre, mo è andato in tilt. Poi non famo scherzi, su. Entra, ok. Scesemo. Entra, ok. Display. Ha scrocchiato, quindi ok. Alimentation. Arrivediamo adesso. Vuoi fare questa vuole di mela? Dai, vai con sta mela. Oh. Ma no, ma non si può fare così. Mo non si vede la mela. E la pera? Non si vede la mela, perché? Secondo lei? Forse Eva l'ha mangiato. Se l'è già mangiata Eva? Boh. Oh. Funzionava. Questo display che mi è arrivato nuovo oggi. Cambiamo display. Oh, è nuovo però, eh. È anche di quelli buoni, soft OLED. Boh. Soft OLED. OLED soft. Vediamo se sporca la scheda.
Sì, qua è un po' sporca, ma boh, diamogli una pulita. Senti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al fosso nero. Chi? È venuto bene stavolta? No, dico, non ho ancora solo qui. Ah. Ah, quello di prima, sta parlando ancora di quello di prima? Tutto può succedere. Forse mi sono emozionato troppo. La prima è quella che conta. Non si dimentica mai, quindi. Ah. Devo vedere tutte le palline, così. Eh sì. E se la prima non viene, non lo cercano mai più. No? Ah, I don't know. I am not such. Bueno, se lei è l'uomo della parola. Ma io ho capito, cioè, mo, tu troppe cose vuoi sapere. Che è stato un passo da noi più o meno. Buttaci un po' di musica leggera, silenzio assordante per non cadere dentro il buco nero. Oh, vediamo se adesso finalmente ancora non l'ho collegato però. Oh, che cavolo, funzionava tutto, l'ho provato, ma ha deciso di non funzionare. Che gusti ci sono. Ok, collegato. Alimentation. Siamo collegati. Vediamo se finalmente parte. 3, 2, 1, go! Andiamo, beduina. Oddio. Si è rotta la scheda. No, eccola la mela. Ah, disgraziata che non sei altra. Me la dai o non me la dai? C'è la mela, c'è, eccola. Eccola, è lei. Giuro che è lei, io non sono lei. Hello, hello, vi ricordate, no? L'abbiamo riparato l'altro giorno, scrive aggiornamento completato. Non so chi è che l'ha completato, però l'aggiornamento è completato. Questa scheda madre quindi utilizzeremo per questa operazione di swapping. Ok ragazzi, possiamo spegnere. Oh, ma non so perché prima non visualizzava nulla. Boh. Era un po' sporco. Sono i Mister X della vita, c'hai ragione. Allora, mettiamo da parte lo schermo. Questa non serve. Eccola qui. Questo è l'accoppiatore, tra un po' ci servirà per il test finale. Allora, qui dovremmo togliere NAND and CPU. Pulire, saldare quelle che abbiamo ribollato e festa finita. Ok? Prendo un supporto. Eccolo qua. Ma bello, preferirei senza tamponi. Però c'è Alessandro che dirà no, i tamponi no! No, i tamponi no! Grazie, ma non ballerò. Dunque, questa NAND la metteremo comunque da parte perché per fare un altro esperimento ci può servire. Cioè un altro rebolling, un altro trapianto. È sempre buono esercitarsi, no? Quindi non la butteremo. Non si butta nulla, ricordatevelo, eh? Alright, adesso andiamo a staccare la CPU di questa scheda madre che farà da donatrice, ci donerà la parte di sotto, non la CPU e nella NAND. Useremo questo per toglierla e la giusta temperatura naturalmente. Sarà più semplice rimuovere questa CPU perché è stata già lavorata da noi, quindi non c'è resina sotto, non c'è resina intorno. Non c'è trucco, non c'è inganno. Avete capito, sì? Non sto barando, eh? È tutto in live. Adesso sono le ore 16.36 del 3 di giugno 2021. Con me c'è Marco che può testimoniare che siamo alle 16.36, vero Marco? Confermo. No, tu dici che non confermi, così non ti offro caffè, no? No. Scherzo, te lo do uguale il caffè, su. A te lo suona questa allarme? Tra un po' suona, eh? Ma c'hai già voglia di caffè? Stacco la CPU e andiamo, eh? Tanto ci vuole un attimo a staccarla.
Olè, 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 sono sempre il tuo caffè. Per me, toglierla un attimo. La pulizia un po' di più. Io professionista nel metterlo, nel metterla. Prima di mettere questo. Sì, sì, sì. Non so, ma ti do ragione, eh. Ok, siamo quasi pronti, eh. Sto entrando, toc toc. È permesso entrare? Eccola. Rimossa, ciao, ciao, ciao. Oh, è ancora rimasta ribollata bene, eh. La lasciamo così, quindi quando la dovrò ripiantare già è ribollata, non ribollo niente. È rimasta illibata. Qualcuno ci suona. Un attimo che torno. Sto usando il telefono per la diretta perché il computer non va. Mamma mia. Fa caldo? Mamma mia. Max, saluto, siamo in diretta con così. Ciao. Tutto. È arrivato Max, eh? Puoi testimoniare che ore sono, Max? Aspetta, guardo l'orologio. È scritto pure là, che ore sono? 16:38. Ma che giorno è oggi? È giovedì 3 giugno. Giovedì 3 giugno. Quindi è in diretta? Puoi testimoniare che è in diretta? Ho staccato la CPU. Sei testimone? No, adesso... Guarda, è ribollata perfetta, nonostante che l'ho staccata. Guarda quanto è bella la ribollata perfetta. Sembra che l'ho ribollata apposta. Manca una piazzola. Ma che... non ci manca niente. Ho tirato così a indovinare. Ah, la butti a... ah, mi vuoi mettere paura, eh? La metto da parte che può sempre servire. Mamma mia, fa caldo, fa caldo. Oggi sì, no? Ieri si stava bene. Oggi no? Oggi fa troppo caldo. Vabbè. E ora no? Domani no. Allora io devo dire una pulita. Ma che te sei ingrassato un'altra volta? È un par di chili ho rimessi giù. Ti vedo un po' di pancetta, che è successo? Non arrivato sotto. Vieni con la mattina a fatti 10-12 km. Tu tutte le mattine vedrai che dimagrisci. Mo mi rimetto a dieta. Calcola che adesso il 5 deve andare da mio fratello, trippa. Fa la trippa. Quindi devi fare dieta prima di andare. No, che dieta? Comincio dopo. Ah. Comincio dopo. Tu la dieta la fai dopo. Poi ieri sono stato a casa del mio cognato, carne alla brace, Ah, ecco perché non sei venuto ieri. Ma la sera sei da tuo cognato? No, a pranzo sono andato da mio cognato. Ah, a pranzo. Quindi stavi in tilt? Sei rimasto... Sì. Prima di smaltire tutte le volte se mangiare ci ha voluto. No, ieri sera non ho mangiato però. Vabbè. Non ho toccato cibo. Ma guarda che. Ma a me sono i dolci che mi rovinano. No, non nelle sigarette, no. I sigari voglio dire. No, no. Vabbè, ma te ce l'hai con me. E vabbè. Insomma, t'ha scarcerato oggi la tua moglie finalmente. Sì. Da mo che mi sono scarcerato da solo. Sì, se è verificato l'errore si provare più tardi. Sì, non funziona, non apre niente. Qualsiasi cosa che apri puoi ritornare. Secondo me, siccome ho ricambiato un'altra volta il computer per andare meglio, sì. Questo sta con la memoria RAM che non va. Perché non apre niente di niente, può anche morire. Io me ne frega niente. Abbiamo sempre l'iPhone, no? Sì. Ma è acceso? Oh, puoi salire di temperatura, guarda quanto è rimasto. 200. Puoi andare. Ma che è questa cosa? Oh, ti vogliono, Max? Ah, non vogliono te? No. Ah. Pronto? Chi? Ah, sì, a carica adesso, va bene. Sì, bisogna cambiare tutte e due. Con tutte e due le mie sta caricando, è arrivato a 62. La prima? Che? Ok. Basta. Sì, come un'altra mezz'oretta, diamogli tempo di arrivare al 100%. Ok. Dopo? Non tanto, sì. Se vuoi ti chiamo io appena è pronto, va bene? Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. La sera mi sono fatto alle 3:30 più o meno, per le freddo. Io non ho sono andato a lavoro perché dovevo aprire il negozio. Che te stai organizzando, Max? Su che cosa? Tu te lo sei fatto il vaccino, certo, no? Certo che me lo sono fatto, la prima dose.
Quale ti hai fatto? Pfizer. Ah, come me? Lui invece è nostro AstraZeneca. Lo so. Lo diceva. A mezzogiorno non tornavo a casa. Stavi proprio... la febbre, la salì. Mo vediamo la seconda dose noi. Invece mio cognato, che pure se l'ha fatto con me, lo stesso giorno, alle 9, alle 10, già stava a morire, 38 di febbre. Mamma mia. Abbiamo un po' di febbre a salutare. Vuol dire che a te è venuta? No. Come? A te è venuta un po' di febbre? Niente. Manca a me, niente, zero. Ma dicono la seconda che picchia su Pfizer. Davvero? Sì. Poi io. Tu sei sicuro? No, però. Secondo me dipende da come ti trova. Sì. E io non mi trovo, sono uscito. Vedremo il. Ma dai, non mi ha fatto niente la prima. Vedremo il 30 giugno quando me lo trovo rifatto. Ah, tu il 30, io il prima, il 27. Mamma mia, noi è agosto. Vabbè, ma te sei protetto già comunque adesso, eh? Sì, ma dico. Diciamo che se ti prendessi il Covid adesso non andresti in ospedale che. I primi giorni. Poi conosco un'altra persona che ha fatto AstraZeneca, due giorni dopo più o meno le tocca il 10, mi ha detto, il 10 agosto. Siccome ho un matrimonio il 6. Ah, ti devi già sposare? Che cavolo? No, no, ho un matrimonio. Ah, quella lì che mi dicevi? Del reparto tuo. Max, abbiamo preparato già la CPU, eh? Ma prepariamo la NAND, se tutto funziona. Questo è mio. No, questo non è mio. C'abbiamo un rivenditore di iPhone X buonino? Che significa? Qualcuno si vende un iPhone X? No, ne devo fare due, Giuseppe. Devi regalare due iPhone X? Sì, devo regalare due iPhone X. Grazie, Max. Dammelo almeno 5-12. No, se c'hai due mini nipoti. Due e due nipoti fanno il compleanno. Eh già. Ci stanno, sì. Se lo vuoi a un prezzo buono. Prezzo buono. Perché, senza insomma, svenarti. Sono due iPhone X, 64. Sai che botta che mi arriva? Ma tu i soldi ce l'hai. Ma che ce l'hai i soldi? Oh. Sì. Tra te e tua moglie siete imballati. Ma di che? Dei soldi? Perdete 2000 euro a testa? Per stipendio? No, ma no. In questi tempi tigri, tristi. Come mi sbaglio? Sbagli. Quanto prendi di stipendio tu? Io prendo molto di meno, Giuseppe. Molto di meno del 2000? Sì, voglia. 1800? Di meno. 1500, bravo. Beh, sputaci sopra. Lo so. Io non li piglio 1500. Sono pure 35 anni che lavoro, mica una. Io più di te, se per questo. Vabbè. Vabbè. Ora lasciamo stare, dai. Sì, sì. Tanto non ho mai visto. Questa me la tengo vicino. Non ho mai visto nessuno che vuole spendere di più di quello che guadagna. Insomma, io capisco che non ci vogliono soldi, però. Chi è? Dove sta questo rivenditore? Che cosa? Questo rivenditore? Su internet, dove che sta? Mo sto in diretta, te lo devi dire pure in diretta a fare la pubblicità. No, dopo. Dopo ricordati. Ricordati che devi morire, sì, mo lo scrivo. Questo mettiamo qua. E questo mettiamo pure qua. Che ha messo a spostare tutto, mo? No, ho messo tutto su un'altra sedia. Ah. Però potevo fare prima, perché io sono stupido, no? Potevo prendere la sedia vuota e metterla qua. No, ma non ti preoccupare, succede. È il caldo. Sta scheda, so già la terza volta che lo ribollo e ci rimetto un'altra CPU, eh. Però questa moglie resta definitiva. Oh, tu che c'entri? Ah, che ti è cascato, mo? No, la racchetta l'ha appoggiata là, ma questa come la tengo in mano, perché se no mi si mangia mezzo. Ma mettiti un po' di spray. Maria si è messo lo spray. E si è difesa. Senti, intanto qualcuno pure muore. Sì. Perché sono stupidi, vanno alla luce. Pure del giorno cercano la luce questo. Sì. Ah. Sì, Maria è venuta ieri. Sì, è venuta, perché andava a venire? No, che ne so, ieri è 2 giugno. Eravamo rimasti d'accordo di sentirci. Io ho lavorato ieri, Mica mi sono girati i pollici, Ieri ho fatto un altro swap, sto sempre a fare swap ormai. Questa è a specializzare. Mi sto divertendo, giusto, c'hai ragione. Questo mo è quasi pronto, Mo. Tanto la NAND già l'ho ribollata, puliamoci, sbatto quella che ho ribollata, gli mortimi sono scottato il dito e poi. Come e poi. Mi sono scotto un dito già. C'è il ragazzo pure che sta facendo uno swap,
Mo per adesso faccio andare prove. Sei? È un 6S. Per ora fa le prove tecniche di trasmissione, però lo devo fare su uno vivo. Per ora può anche sbagliare, poi non può più sbagliare. Ok, questa è pronta. Ho pulito abbastanza bene. Certo, se veniamo a Maria puliva meglio, Non è che può pulire sempre lei, no? Allora, mo andiamo a togliere la NAND, qui stiamo a posto. Questo è il posto per la CPU, ci piaci tu. Allora, ok, cambiamo posto, andiamo di qua. Puff. E togliamo la NAND. Allora, secondo te, mo così, una domanda da persone intelligenti. Marco, dica. Adesso io tolgo qui, no? Sto togliendo la CPU e la NAND. Sì. Cosa devo risaldare per primo? La CPU e la NAND. Cosa risalderesti per primo tra i due? Bella domanda. Su una scheda madre. È facile. Come hai fatto, come le hai tolte e le rimetti? No, al contrario? Prima la NAND. Prima la NAND, no? Perché? Perché dopo se no mi riscaldano tutta la CPU. La CPU è molto più fragile della NAND, no? Quindi conviene prima risaldare... Ma sta dietro? Esattamente dietro? Sì, sta dietro la CPU, non lo sapevi? No, È un iPhone X questo, eh? Allora, noi entreremo da qui, busseremo perché siamo persone educate e toglieremo questa NAND, puliremo e ci metteremo la NAND della nostra cliente. Useremo sempre questo qui sottile sottile, diamogli una pulitina perché si è un po' sporcato. All right, andiamo a rimuovere da NAND. Questa da quant'è? Vediamo un po'. Ah, questa non è una Toshiba però. No, questa è una Toshiba. Comunque sono sicuro che è una 64 GB perché l'ho visto scritto Toshiba. Quella di prima era, che marca era? Mariosa. Allora, comunque andiamo a rimuovere the NAND. Via, siamo partiti, ci vuole poco, Tu se ne vai subito. Sì, perché l'ho già rimosso, già l'ho saldata, quindi non c'è resina, non c'è nulla, non c'è trucco, non c'è inganno. Te ne rimetto due condensatori che mancano là davanti, però io per ora non li ho rimessi perché non mi serviva. Stiamo entrando, toc toc, sono entrato, ho bussato, eccola, ed l'ho tolta, è rimasta ribollata perfetta pure questa. Ah no, qui ci manca qualche piazzola. Peccato, se no era buona per dopo. Vabbè, comunque la togliamo di mezzo e la mettiamo da parte. Vedremo. Insieme alla CPU amica sua. Ciao. Andiamo a pulire. Stiamo sempre a pulire, oh. Allora. Non mancano piazzole, una bella pulitina. Come le cambi te con la punta bella hard rock? Sì, con quell'hard rock ci vuole qua. Portiamo solo lo stagno perché tanto già avevo pulito la resina per terra. Ora aggiungiamo i due condensatori che mancano lassù. Risaldiamo le... Ah, già stai a caccia, sì, Max? Sì, stava dietro la testa. Mi stava pizzicando a me? Eh sì, ma era un zanzarufio. Ah, era proprio... Un pappataccio. Un tace? Un pappataccio. Chi tace acconsente. Ok. Pulito lo stagno, andiamo a mietere il grano. Mancano solo due condensatori là davanti. Ma ci rimettiamo. Rubiamo dai ricchi per dare ai poveri, come sempre. Come sempre. Ci sentiamo tanto Robin Hood. Vediamo un po' per curiosità che... Ah no, questo il computer non funziona, quindi non vedo niente. Dopo me lo faccio dire. Questo mettere. Qua è il tuo vecchio? Sì, ma vedi, non ho rimontato l'hard disk, sta là. No, ma l'hard disk di quello sta qua, mo. Sarebbe da questo da rimontare là. E allora funziona. Quello era di là prima? Sì. Sono tutti uguali però, Giuseppe? Non sono proprio uguali. Sono diversi, sembrano uguali. Perché sono tutti Asus. Ma sono diversi. Sono una grande tribù. Allora, mancherebbe one e two. Questo e questo. Tanto saranno tutti quanti uguali questi condensatori, però... Comunque, conviene rimetterli, no? Lei mi insegna, vero Max? Sì.
Diamo una pulitina alla questa cacchio di resina. Scrivono. Stanno scrivendo, che hanno detto? Non ho fatto un tempo. Ma se giri si legge? Beh, giro, però poi dopo parte la diretta. Ah, è vero. Non ci pensavo. Mi parte? Però mi sembra che si possa fare pure così per vedere i commenti. Era così? Qua. Vedi? Mo si leggono, no? Che hanno detto? Se vuoi lo schermo si vede 16 nonni. Non ho capito. Non lo so, quello è scritto. Se vuoi lo schermo. Ma tu sei sto 7, buttalo. Ecco. Oh, butto che? Ma io non c'ho. Ah, se ruoti lo schermo si vede 16 noni. Sì, vediamo se continua a registrare. Perché vedi che dice non lo girare. Continuerà a registrare. La? L'orientamento è bloccato, ruota il dispositivo. In pratica non lo vuole così, giusto? No, gli devi sbloccare l'orientamento, Giuseppe. Quale orientamento? Oh. Quello orientamento dello schermo. Ma che mettilo dritto? Mettilo dritto? Ok, poi fai così. Orientamento sta. Non è no. Qui, si fa così, guarda. Se proprio volessi si fa bloccato, non si girerà. Blocco orientamento, allora non lo so. Non è bloccato. Non è. Perché no. Dicevi che era bloccato? Diceva così. Ma tu sta a sentire questo coso che dice cacchiate? Ok, lasciamolo così. Non si può girare, ragazzi. Si può girare. Se giriamo si ferma, non gira. Dunque, allora abbiamo tolto, prendiamolo da una scheda di là. Abbiate pazienza. Due condensatori, abbiamo quasi fatto. Rimettiamo la lente, la CPU e siamo ripartiti. Sempre se la parte di sotto della cliente funziona. Se non è da riparare pure quella, Io I don't know. Allora, vediamo se qui ci stanno questi condensatori. Allora, mancherebbe quello e quello. E qua ce ne sta uno solo, l'altro è già solo sono rubato. L'altro è già andato. Ma dico io, ma che siete ladri, Vabbè, intanto ne prendiamo uno. Andiamo a mietere il grano. Andiamo a mietere il grano. Questo quando si rimuove stava per togliere l'esine, capito? Allora, condenser, venga a casa nostra. Sta venendo, lo vedo, è lui. Andiamo a saldarlo subito qui a scanso d'equivoci. Scendi giù, disgraziato. Un goccetto di whisky e soda e rock and roll qui. Già tu sei consumato tutto, no? Voglio a te, tanto mo compriamo l'altro, no? Funziona bene. Costa però, costa. Non te lo regalano, costa. Poi se te lo regalano dimmelo, Che i regali non si rifiutano mai. Ok, primo condensatore in fase di saldatura. Andiamo, disgraziato. Drizzate. Ok, dai. Bravo papà. Ok, bravo. Quando fai il bravo si vede che sei bravo. Cerchiamo un'altra scheda di recupero. Qui c'è qualcosa, ma non so se è roba buona. No, quelle sono buone. È una mano. Funzionano. Eccola qua, un'altra scheda. Andiamo a rubare un altro condensatore. Allora sarebbe il condensatore il secondo, contando da destra. C'è sta? Speriamo di sì. Oh, sono rubato pure qua. E si vede che è uno che parte subito. Ma che ladri che sono? Ma io come faccio a sapere che condensatore è? Perché non c'ho il computer.
Ma lo chiediamo a Bodrugno qual è il condensatore. Si riprende? Sai dal vivo. Siamo dal vivi? Si è ripreso? C'era un po' bloccato, ragazzi. Non è colpa mia, è colpa del telefono. Allora, siamo ancora qui. Abbiamo rimesso il condensatore. Ora andiamo a mettere i componenti. Prima di tutto mettiamo la NAND. Allora, qui deve andare qua. Questo qua, guarda quello che ti interessa e lo prendi, ok? Deve essere registrato, no? E se vuoi la fattura, perché la garanzia, no? Intanto guarda se i piazzetti stanno bene, no? Allora, va bene, qui... Cioè, la fattura ma fa pure a me, quindi ci sono problemi. Sì, no? Sì, lo puoi fare con partita IVA, lo puoi fare con... codice fiscale, dico, va bene sia partito che il codice fiscale. Alcuni siti vendono solo su partita IVA, no? Questo no. Marco, a che punto stai? Sto impazzendo. Non ci riesci a fare il boring? Davvero? Perché mi viene da sotto, ma non riesco. Guarda, adesso è spianata bene. Sì. E poi la devi tenere ferma, la placchetta sopra. Ti cola sotto? Ai 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 ai. Non deve colare sotto. You understand? Allora, andiamo a rimettere la NAND. Tranquillità. Ok, prendiamo la NAND che abbiamo ribollato e ce la mettiamo, che è questa. Il verso di questa è così, quindi va così. Puff, puff. All right. Naturalmente, siccome l'abbiamo ribollata noi, adesso per saldare scendiamo la temperatura. E anche un po' il vento. Ok, e andiamo. Hai fatto? Ancora? Hai fatto? Sì, sì. Hai venduto? Sì. Sempre i pacchi? Sempre i pacchi. Si fa un sacco di soldi questo periodo, questi pacchi. 40 centesimi al pacco, sicuramente faccio. 40 oggi, 40 domani. Meglio 40 oggi che niente. Questo pure è vero. 40 centesimi, così poco ti danno. Sì, che si è bloccata, eh. Un'altra volta? Sì. Prova a fa giorna. Aspetta che vedo. Niente, schermoniero compare. Beh, non sei contento? è nero da noi lo schermo? No, da noi no, però è ripartita, è aperta un'altra. Ma hai detto di ripartire, l'ho fatta ripartire, non vorrei che ne aperta un'altra. Non lo so, nemmeno io, però io vedo che siamo là e ci sono 10 persone che stanno a guardare, più 2 mi piace, capito? Perché è monero. Annulla quella, Alessandro, annulla quella e apri un'altra. Prova a chiudere e riaprire. Allora, hai fanati sotto spettatori dal vivo, sempre schermo nero. Niente? Non si vede nulla? Niente. Ma ce l'hai la rete cellulare tu là? Non ce l'ho. Come non ce l'ho? C'è piccione, Che ne so, tu ogni volta che ti chiamo non sei raggiungibile. Sì, sto correndo troppo velocemente,
dai. Ah, per quello? Sì. Vabbè, allora mo ne apro un'altra di diretta, che te devo dire? Io qua vedo, però se non vedono nulla, riapro un'altra, dai. Vabbè. Vediamo se funziona. Tanto qua col computer non posso fare niente. Ah, ma scusa, ma perché sarebbe in diretta sto computer se non sta in diretta? Fammi controllare. Secondo il computer io sono in diretta.